Che il caffè non aiuti il sonno, chi soffre d'ansia è cosa nota. Ora uno studio condotto su mezzo milione di persone censite dal sistema sanitario inglese rivede le colpe della caffeina come elemento stimolante delle alterazioni elettriche del cuore. La ricerca è stata condotta dagli studiosi dell'Università della California. Non ci sarebbe dunque un rischio aumentato di fibrillazione atriale, anzi potrebbe esserci in alcuni casi un'azione protettiva, da tenere in conto le proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie della caffeina. E allora sia la tazzolina di caffè, ma senza esagerare, seguendo i consigli del medico.